vuole dare un consiglio ai nostri spettatori invece del solito spumante per il brindisi di Capodanno? Perfetto, allora qua abbiamo due eccellenze campane che praticamente sono il Doré di Sorrentino, uno spumante brut di Lacrima Christi da uve 80% coda di volpe e falanghina fatto col metodo Charmat lungo. Questo è uno spumante per antonomasia all'eccellenza prodotto in Campania, proprio sotto al Vesuvio, e questa è la novità di quest'estate che è nata a luglio, a fine luglio, il Dorré, che sarebbe per il re, da uve piedi rosso 100%, il Perepalum del Vesuvio spumantizzato con lo stesso metodo del Dorré normale. Come si fa una bella degustazione di spumanti? Mai girare i bicchieri così, perché le bollicine poi vanno via. Tenete il bicchiere in questo modo e con la luce, diciamo riflessi la luce, vediamo il perlage fine e persistente di questa bella bollicina rosé, e lo stesso anche vale per questo qua bianco. Dopo che abbiamo fatto l'esame visivo, l'esame olfattivo, e li porteremo al naso in questo modo qua, sia così per il rosé che per il bianco. Dopo aver fatto la prima, diciamo così, aspirazione, andiamo a fare la cosa più bella da fare, andiamo a fare la degustazione in questo modo qua. Innanzitutto iniziamo sempre prima dal bianco e poi dal rosé. In questo modo qua facciamo un bel sorso, schiacciamo la lingua sotto al palato e praticamente se sentiamo che le bollicine ci accarezzano il palato, come in questo caso, la qualità dello spumante è eccellente, ma veramente eccellente. Mentre viceversa, se noi schiacciando la lingua sotto al palato sentiamo che ci punge sulla lingua come degli spilli, allora vuol dire che c'è tanta nitride carbonica e la qualità delle bollicine e dello spumante è un po' mediocre. Ecco, l'alternativa valida al CO dello spumante o il Franciacorte che abbiamo in casa, oppure andiamo a comprare all'enoteca, sono queste due grandi belle eccellenze campane.